Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma nelle parole del presidente Luca Di Masi. L'Alessandria è vicina all'acquisto di Massimo Loviso, 31enne regista di centrocampo di proprietà del Parma. Mancano ancora alcuni dettagli per l'ufficialità, ma l'annuncio dovrebbe arrivare entro la giornata di domani. Con l'acquisto di Loviso, la squadra grigia troverebbe il playmaker richiesto da Mister Scienza e fondamentale nel suo 4-3-3. Un giocatore di qualità e di esperienza, reduce da un'ottima stagione al Gubbio in Lega Pro, chiusa con 12 reti, dopo una carriera tra Serie A e B, con le maglie tra le altre di Bologna, Livorno e Ascoli. Dopo gli arrivi di Boccalone e Boniperti, per i quali l'Alessandria ha bruciato la concorrenza anche di alcuni club di Serie B, segno che la PIL della società grigia è in forte ascesa, quello di Loviso sarebbe un altro colpo importante per un'Alessandria protagonista fin dalle prime fasi del mercato. Intanto continuano le trattative con il Sud Tirol per Simone Branca e Manuel Fischnaller, entrambi però legati alla società altoatesina con un contratto fino al 2017. A breve dovrebbe arrivare anche l'acquisto di un esterno sinistro di difesa per garantire un'alternativa a Sabato. L'obiettivo è quello di arrivare al giorno della partenza per il ritiro di Bardonecchia con una rosa quasi al completo e in grado di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Lega Pro. Il meteo in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Taglio del nastro in via Roma Novi Ligure nella nuova sede Azimut. Il gruppo ha attuato un investimento importante con l'intento di dare un rinnovato corso a questa realtà. Sono 16 anni che noi siamo, io e il collega Carlo Gatti, siamo in Azimut e abbiamo deciso di fare questo investimento importantissimo, questa nuova sede riconosciuta come sede di Azimut Management, la divisione private di Azimut, per offrire servizi sempre migliori e sempre più all'altezza della nostra azienda. Crediamo che possa segnare questo qui veramente un nuovo corso che rappresenti un nuovo modo di fare consulenza, di fare servizi di investimento. Ringraziamo innanzitutto la nostra clientela che ci ha dato modo poi di crescere e di arrivare a questo investimento. Azimut è anche sinonimo di una nuova filosofia di vedere gli spazi adibiti ad ufficio. Avrete modo di vedere all'interno dei nostri uffici. Abbiamo realizzato una sala conferenze estremamente importante che era l'antica sede della biblioteca novese dal 1833 fino al 1911. È un locale prestigioso che noi abbiamo attrezzato apposta per ospitare mostre pittoriche, per gallerie d'arte, per mostre fotografiche come quella che stiamo ospitando adesso. Un nuovo modo di concepire gli investimenti affiancando arte, denaro, finanza. Un nuovo modo di vivere anche gli uffici, dando possibilità anche a non clienti di poter visitare i nostri uffici, di poter visitare le mostre che andremo ad allestire in un futuro.